L'Amen Scuola Basket Arezzo chiude la stagione con un successo contro Colle Basket per 74-62. La squadra di Serravalle ottiene il 7° successo consecutivo, guadagnandosi con merito il 2° posto finale, che vale la miglior posizione nella griglia playoff. Come nelle previsioni della vigilia, Colle è stato un avversario ostico e determinato. La partenza dei senesi è stata decisa con un parziale di 10-3 che ha sorpreso la SBA. Con il passare dei minuti gli aretini sono cresciuti, riuscendo a chiudere avanti il primo quarto 20-17. Nel secondo quarto l'Amen continua a concedere poco in difesa, così anche in un momento dove le percentuali al tiro non sono altissime riesce a incrementare il vantaggio 34-27 al 20°. Al rientro dagli spogliatoi, il momento migliore della squadra di Serravalle, Kirlis trova le triple che infiammano il palasport extra. Negli ospiti è Capaccio a tenere a galla la squadra, che riesce a contenere a 9 lo svantaggio alla mezz'ora. Due triple di Dolfi permettono alla SBA di allungare nuovamente a più 15. Gli Amaranto gestiscono il finale nonostante un concreto Nistico provi fino alla fine a tenere in partita dei suoi. Alla fine gli Amaranto chiudono 74-62 e archiviano quest'ultima partita con i 2 punti che permettono alla SBA di chiudere a quota 36 in stagione regolare. I risultati dell'ultima giornata abbinano all'Amen l'Audax Carrara nel primo turno dei playoff, che la SBA vuole vivere assolutamente da protagonista. Coach Omar Serravalle è soddisfatto della prestazione di questi ragazzi. E siamo ora ai playoff, diciamo così, come lo scorso anno. Lo scorso anno si è iniziato veramente bene e poi si è finito contro una formazione che avevamo battuto 3 volte nel campionato. Quest'anno con che atteggiamento si presenta ai playoff, Omar? Ma allora, sicuramente, intanto faccio complimenti ai ragazzi, perché sicuramente hanno fatto un percorso molto 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 buono. Come ci presentiamo a playoff? Teoricamente ci presentiamo bene, perché siamo primi della griglia e niente, abbiamo fatto un risultato impensabile molto probabilmente da gennaio a questa parte. Ora sta a noi, siamo consapevoli di avere tutte le teoriche belle in casa e questo è indubbiamente un vantaggio. Per venire all'odierno, stasera non è stata indubbiamente la miglior partita che abbiamo giocato, però come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, gli faccio complimenti, perché nonostante non fosse un'ottima giornata a livello realizzativo e tutto, siamo riusciti a portare a casa una partita lottando, difendendo e facendo delle scelte molto, molto intelligenti. Ora niente, c'è la settimana di Pasqua in cui continueremo ad allenarsi e poi partirà l'avventura playoff. Non so con chi giocheremo, ma indubbiamente o con Livorno o con Carrara, il primo cozzo a secondo del risultato di stasera. E niente, siamo pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo un'altra volta perché ci stiamo divertendo.